l'elezione del coordinatore nazionale del 19° congresso della Gilda Nazionale degli Insegnanti. Gli aventi diritto al voto sono stati 821, le schede scrutinate 780. Ci sono state 59 schede bianche, 3 schede nulle, 1 astenuto e 40 non hanno partecipato al voto. I voti ottenuti sono stati Rino Di Meglio 668, con il 93,04% dei voti. Gennaro Nardinocchi 50 voti con il 6,96% dei voti. Proclamiamo eletto per il quadriennio 2016-2020 Rino Di Meglio. Una maggioranza strepitosa, un risultato ottenuto dopo 4 anni di intenso lavoro nella Gilda, che abbiamo visto crescere politicamente e come numero di iscritti. Ma quali sono le tappe più importanti che vogliamo ripercorrere? Lo chiediamo al neoeletto coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, Rino Di Meglio. Beh, abbiamo avuto dei successi indubbi e direi che portare a casa dei risultati è molto importante per un'associazione professionale e sindacale quale la nostra. Voglio ricordare la difesa degli scatti di anzianità, ce li stavano levando, avevano fatto una legge e siamo riusciti a riportare a casa gli scatti del 2010, del 2011 e del 2012. Il 2013 è sotto questione perché per adesso è perso, ma siamo anche riusciti rispetto alla prima versione della buona scuola a mantenerli intatti. Ancora oggi i colleghi per fortuna possono avere una carriera di anzianità e questo va rivendicato alla Gilda che ha operato assieme agli altri sindacati ma è stata portabandiera di questa difesa professionale. Voglio ricordare le battaglie vittoriose sulla questione del precariato, cioè siamo stati protagonisti riguardo alla sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Europea che ha condannato il governo italiano per l'abuso dei contratti a tempo determinato. Certo non abbiamo ancora visto sistemare tutti i precari, ma dobbiamo dire che comunque se 80.000 di loro sono stati stabilizzati, questo dipende anche dall'impegno che la Gilda ha profuso nel corso degli anni per questa battaglia di giustizia nella categoria docente. Poi la buona scuola abbiamo limitato i danni perché abbiamo mantenuto perlomeno intatto il potere del collegio di docenti nella didattica e abbiamo mantenuto intatta la libertà di insegnamento. Ci sono dei grossi problemi da risolvere con questa legge, sicuramente continueremo la nostra battaglia soprattutto per l'abolizione della chiamata diretta da parte del dirigente scolastico e per la perdita di sede degli insegnanti che gradualmente finiranno agli ambiti, quindi faremo questa grande battaglia nel corso dei prossimi mesi. Sicuramente la grande unità di intenti che è emersa da questo congresso nazionale rafforzerà ancora di più la nostra incrollabile fede nella difesa della professionalità degli insegnanti italiani. E per il futuro avete altri progetti? Beh, noi gli altri progetti li abbiamo sicuramente, la nostra stella polare è ottenere che questo paese riconosca agli insegnanti italiani un contratto specifico che ne valorizzi la loro professionalità e non farli stare in contratti assieme ad altre funzioni rispettabilissime ma che non c'entrano assolutamente nulla con quella docente, questo è il nostro primo obiettivo. Dobbiamo continuare una guerra per liberare gli insegnanti dall'oppressione della burocrazia perché vogliamo che sia valorizzato il meglio dei docenti e il meglio si valorizza non impegnandoli come succede nelle scuole italiane a fare altre cose, compiti organizzativi, compiti gestionali, tanta burocrazia. Vogliamo che gli insegnanti possano essere lasciati in pace a fare il loro mestiere, che è quello di trasmettere nel miglior modo possibile le conoscenze agli alunni, perché la nostra nazione, l'Italia, ha bisogno proprio di questo, ha bisogno di buoni insegnanti con una vera buona scuola, che è quella fatta dai buoni insegnanti che trasmettono le loro buone conoscenze. Durante il congresso ha tenuto un lungo discorso esprimendo soprattutto una grande preoccupazione per la questione contrattuale. Per quale motivo? Beh, intanto perché c'è una chiarissima tendenza da parte di questo governo a svilire il ruolo dei sindacati. Beh,
le elargizioni di 80 euro di premi, senza neanche parlarne con i sindacati, sono fatte apposta per dire: guardate, i sindacati non servono a nulla, i soldi ve li dà direttamente il governo, e questa è una preoccupazione. La cosa che più mi preoccupa è la possibilità imminente di aprire una trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro con risorse che sono state stanziate che sono semplicemente ridicole, e quindi rischiamo di trovarci a un tavolo di trattativa senza poter decidere di perlomeno recuperare il potere d'acquisto perso, e una controparte, cioè il governo, che magari chieda di lavorare di più prendendo di meno. Rispetto a questi pericoli, che sono secondo me molto molto evidenti, mi auguro che si ricostituisca un fronte unito tra tutti i sindacati rappresentativi, perché soltanto stando insieme, stando uniti, potremo evitare questo grosso rischio di aumento di impegno e diminuzione reale degli stipendi. Quindi ci sono molti problemi che riguardano la scuola, vista dall'esterno sembra che sia in un totale disastro. Qual è il punto di vista invece dal suo osservatorio? Beh, non esageriamo col pessimismo, certamente la scuola italiana ha tantissimi problemi, come ne hanno anche quelle di tanti altri paesi sviluppati. Quindi i problemi ci sono, moltissimi problemi li hanno creato i governi. Qui ogni volta che è cambiato un governo, che è cambiato il ministro dell'istruzione, hanno fatto degli interventi sulla scuola, e devo dire che molto spesso sono stati dannosi, perché se non avessero fatto nulla sarebbe andata meglio. Diciamo quindi che i problemi ci sono sicuramente, ma c'è anche una scuola che va molto bene, che spesso è ignota agli occhi del pubblico perché si vedono solo le cose che vanno male, non quelle che vanno bene. La scuola che è fatta bene perché abbiamo centinaia di migliaia di bravi professionisti, di bravi insegnanti che ogni giorno stanno a fare il loro lavoro, sia pur mal pagati, che però hanno un grande senso del dovere. E penso che noi tutti come cittadini italiani dobbiamo rispetto a questo lavoro, rispetto a questa scuola. Ringraziamo Rino Di Meglio, riconfermato coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti. Da Perugia è tutto. Clara Ciccioni, alla prossima.